E adesso Stefania Cappa ci racconta una storia particolare. Per le donne migranti e rifugiate sono ancora molte le barriere alla pratica sportiva. 7 brevi video connotati dai colori dell'arcobaleno narrano di problematiche, ma anche di positività incontrate da donne migranti nel praticare sport nei paesi in cui sono state accolte. A me piace il calcio, ma proprio da sempre, da quando ero piccina. Io vivo qui da quando avevo 3 anni, adesso ne ho 16. Spin Woman è un progetto per le donne, migranti soprattutto, che con lo sport trovano il modo giusto per socializzare e integrarsi. Sotto la voce Spin, l'idea appunto è quella di avere dei progetti, delle azioni concrete per includere, in questo caso appunto persone che hanno difficoltà, quindi rifugiati, donne, in questo caso donne appunto migranti, che attraverso lo sport possono in un qualche modo dire e avere voce, come diciamo noi. Abbiamo proprio anche delle esperienze concrete sul territorio. Ad esempio, tutta l'esperienza delle piscine al femminile sono esperienze concrete, nasce in modo particolare a Torino, c'è un progetto molto interessante per questo. Quindi lo sport diventa un momento appunto di inclusione, di incontro, e magari anche attraverso piccole attenzioni. Penso anche alla storia, ad esempio, dell'attenzione sul costume, su appunto il rispetto anche appunto di tradizioni, di culture diverse. È un passo veramente importante per l'inclusione. Attraverso i disegni della fumettista Francisca, 7 donne si raccontano tra paure e limitazioni. Grazie ad un team di donne abbiamo messo in atto questi piccoli video per far parlare appunto le varie esperienze. Mi chiamo Sara, sono della Costa d'Avorio e faccio pallavolo da 2-3 anni. Nel concreto, per questa giovane pallavolista, questo è lo sport. È una cosa, cioè, di cui non posso stare senza. Ogni volta mi viene voglia di allenarmi, di stare in palestra e tutto, cioè, è tutto. Oggi ad una ragazza straniera consiglierei di fare più amicizie, sapersi integrare bene con altra gente per fare più conoscenze.